Movimento 5 Stelle e il Coordinamento di Democrazia Costituzionale hanno presentato una serie di iniziative in tema di partecipazione dei cittadini alle scelte politiche. Al centro una proposta di legge regionale di iniziativa popolare per istituire anche in Abruzzo strumenti di partecipazione alla programmazione e alle politiche regionali e locali. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che non parla soltanto di partecipazione ma che la attua quotidianamente. Questa di oggi è un'occasione di integrare ancora di più la partecipazione dei cittadini. Abbiamo deciso di sposare la causa e la proposta di legge che ci viene presentata oggi, perché crediamo che informare i cittadini sempre di più e farli partecipare sempre più alle scelte sia l'unico futuro possibile per la nostra regione e per il paese in generale. Questo lo si fa attraverso un progetto di legge che contiene quattro capisaldi fondamentali. Innanzitutto il dibattito pubblico su tutte le opere di grande rilievo a livello locale e a livello regionale. Poi la creazione di un osservatorio che è una organizzazione consultiva e propositiva a livello regionale e un garante, perché la democrazia partecipativa non è una cosa che è alla portata di tutti. Ci sono esperienze in tutta Italia e in tutta Europa, ma è un settore di studi, all'università la studiamo da oltre 10 anni e abbiamo quindi la possibilità di dare orientamenti e di fare proposte. Infine il sostegno, la Regione deve sostenere il ruolo attivo dei cittadini attraverso l'intervento economico.